Laudetur Iesus Christus. Carissimi figlioli presenti oggi a Piccola Nazareth, in particolare i pellegrini che arrivano con questo criterio pastorale a singhiozzo, come dico io, e quanti ci seguite attraverso Radio Domina. Oggi è sabato 10 luglio, siamo dunque già ormai abbondantemente inoltrati in questo mese dedicato al preziosissimo sangue di Gesù. E siamo anche al decimo giorno della quindicina alla Madonna del Carmelo. Ci prepariamo a questa bella festa di giorno 16, venerdì l'altro, che vi dico, se non lo doveste sapere, che è presumibilmente la più antica festa mariana d'Occidente. Nel mondo latino la Madonna del Carmelo sembrerebbe essere il titolo mariano tra i più celebrati e più diffusi. E oggi 10 luglio, mentre viviamo questa quindicina un po' impegnativa sicuramente, con tutti quei pater, ave, salve, eccetera, però molto potente come quindicina, non so, io penso che dovremmo anche riscoprirla personalmente per chiedere delle grazie. E oggi si celebra, 10 luglio, la festa dei Santi Sette Fratelli Martiri, dove emerge soprattutto la figura della mamma. Siamo a Roma durante la persecuzione dei primi imperatori romani e questa mamma che spinge i figli a morire per Gesù Cristo, a non sacrificare agli idoli. Certo, è una storia che veramente tocca moltissimo perché è vera. Poi fu uccisa alla fine anche lei. Ebbe il coraggio, ma questa è una storia già presente nell'Antico Testamento, nei libri dei Maccabei, di incoraggiare soprattutto il figlio più piccolo. Due furono decapitati, due furono gettati nel mare, insomma tutti e sette patirono grandi patimenti per amore di Cristo, e la mamma, anziché disperarsi, avvilirsi, era lì a incoraggiarli per andare incontro a Gesù. Che storia, però anche che insegnamento per i nostri tempi. Avete ascoltato la prima lettura, parla della grandezza della donna, eh sì, ma questa è roba superata però. Perché c'è un dominio di cui parla la Bibbia, che appartiene esclusivamente alla donna. E questo dominio, attenti bene, è la casa, ma non la casa semplicemente o primariamente in termini anche, ma non prima di tutto questa fatta di mura. Attenti bene, la casa, come si diceva una volta, il focolare. Cioè la famiglia, cioè quella dimensione della vita che il maschio fugge e solo la donna può condurlo lì, perché il maschio è homo faber, l'uomo, io lo vedo anche su di me, no? Io lo vedo su di me, vi dico subito, sono ora che le mattine le dedico per scrivere, studiare, no? E scrivere libri, eccetera. Ma anche quando ero parroco e dovevo star lì a confessare tutte le mattine o facevo direzione spirituale, cioè l'uomo si realizza più quando realizza, però quella non è la componente, diciamo, fondamentale e neppure l'unica della vita. C'è una componente più importante ed è quella che Satana attacca di più, è la componente dell'intimità, è la componente del focolare. Perché nelle braci del focolare, io sto dicendo un discorso molto importante anche se impopolare, e chi se ne frega se è impopolare, è la verità, che mi importa dei movimenti arcobaleno, dei diritti LGBT, del 68 femminista, si arrangino. C'è uno studio che dimostra che le cinquantenni statunitensi, figlie del più galoppante 68 femminista, hanno rinunciato al matrimonio, hanno rinunciato all'amore, hanno rinunciato ai figli e ora sono disperate perché assolutizzano il lavoro, ma lo sanno che per una donna il lavoro è niente affatto la ragione della vita. Per l'uomo lo può essere e voi donne lo scuserete sempre, vero? O mi sbaglio? Vi arrabbiate, vi indisponete, però lo sapete che per l'uomo il lavoro, l'attività, la realizzazione è tutto, ma non per la donna. E lo dice la Bibbia. E fra un po' però non lo potremo neanche più dire, ci portano in carcere, perché è per diffamazione, capito? Ma è la Bibbia che lo dice. E non lo dice solo la Bibbia, lo dice anche la storia. Quando Stalin, no? Josip Stalin, che tra l'altro lui che ha perseguitato tanto la Chiesa, veniva dal seminario. Ho stato seminarista, la Madonna gli ha fatto pervenire un paio di messaggi, ma non ho il tempo,
bisognerebbe scrivere un libro di storia per il liceo, lo scrivo io, per sconvolgere i colleghi che insegnano a modo loro la storia. E Stalin, voi sapete, che fece portare la Madonna di Kazan in processione perché un monaco del Libano, un vescovo del Libano, aveva detto: devono vincere i russi, non i tedeschi, come Santa Giovanna d'Arco, devono vincere i francesi, non gli inglesi. Non sappiamo noi domani sera la Madonna o chi per noi o per lei dirà: devono vincere gli italiani, non gli inglesi, per dire. Ma allora, ritornando a Stalin, siccome lui voleva sovietizzare la... e non ci riusciva. Non ci riusciva. Perché le chiese, è un discorso molto ampio, però voglio sintetizzare, le chiese venivano trasformate in fabbriche, i seminari in palestre, i preti fatti fuori, le suore non c'erano più in giro. E però, la propaganda comunista poi però nella realtà, vedi bene, si accorgeva che nonostante tutto questo, poi, come si dice in siciliano, nsutta nsutta, il popolo russo rimaneva con le icone, mi capite? La preghiera, le candele al quadro della Madonna, i segni di croce davanti a Cristo, i giovani, soprattutto i giovani. E allora Stalin riunisce il Politburo e dice loro: siete riusciti, lo faccio a parole mie, siete riusciti, quindi non è solo la Bibbia, è la storia anche recente che lo dice, siete, e poi non c'è riuscito il comunismo e c'è riuscito invece il 68, da dove è partito il 68 per arrivare dove siamo arrivati con l'arcobaleno? Dalla donna, sempre da lì tutto parte, o mi sbaglio? No? Il serpente a chi si rivolge? Alla donna, e nell'Apocalisse lo scontro con chi è? Con la donna, se la donna capisse questo, la via del sacrificio, dell'amore e la custodia tenace del focolare, perché poi ci sono quelle donne che dicono: ma mio figlio, poniamo, sì, è con me, però e va per la sua strada, padre, io prego per lui, faccio i primi 9 venerdì di mese, e io dico sempre: non è vuoto a perdere, è vuoto a rendere. Mi ricordo quando ero parroco, una volta venne un signore sulla sessantina, piangeva, se doveva mettere a turno per confessarsi non c'è stato verso, doveva entrare lui, egoista anche nelle cose dello spirito, ecco, è passato avanti, è entrato, appena chiuso la porta ha cominciato a piangere come un bambino e ha detto: mia mamma è morta, padre. Lei ha detto, ha fatto un po', perché uno tante volte nel dolore ci ecco con gli altri, ricordatevi, dovete aiutare gli amici a razionalizzare. Ma ha detto, certo, è un dramma, mi rendo conto, però mi sembra che lei sia grande di età, quanti anni ha? Pare che disse 64, certo, la perde una mamma, e ho detto, quindi la mamma, sì, c'era solo novantina, quindi evidentemente era venuto il momento. No padre, ma io non piango per questo. E per cosa piange? Piango perché io l'ho fatta soffrire, ora mi torna tutto in mente. Cioè, mia mamma pregava per me, padre. Oh, all'orecchio. No, non l'hai all'orecchio, gli ho detto, ce l'hai nella coscienza. Che mi diceva sempre: ma vai in chiesa, ma ditti il rosario, ma te la sei fatta perché, ma perché devi fare questa cosa? Ma vedi di stare attento. Dice, io la trattavo male, non le rispondevo, se mi rispondevo le rispondevo male. Ora che non c'è più mi sono reso conto. Era la mia forza e che io senza capirlo la cercavo. Questo è il figlio, ma anche i mariti sono così, l'uomo è così. Ecco perché nella prima lettura c'è un dominio della donna che è la casa. Ma allora che fa? Non deve lavorare, non si deve realizzare? Questo dell'idea che la donna si debba realizzare nella società a tutti i costi, io mi diverto a scandalizzare, perché sembrerebbe che oggi gli LGBT e tutte le cose al cobaleno non scandalizzano. Se però io invece sto dicendo cose secondo la parola di Dio, scandalizzo. Questo è un abbaglio, la donna non si realizzerà mai nella società, perché non è la società, non è l'attività professionale che realizza una donna, ma il focolaio sì, e averla strappata da quel suo regno, perché quello è il regno vero, per condurla nelle fabbriche, nei negozi, nelle attività. È un'opera, ve lo dico come la penso, ve lo posso dire, del diavolo. E voi direte perché? È perché il diavolo è astuto. Appena ti scippa la donna dal focolare, i mascoli finiero. Ognuno è per la sua strada.
Perché la donna è mistagoga del mistero, si mette lì pazientemente e vi dico di più, se una donna che è mamma, che è moglie, nel focolare può dire solo lei al diavolo, cacumanno io. Perché il diavolo entra nelle famiglie, no? Lo vediamo, quante volte la Madonna Ghiaie di Bonate ha detto quello, un'apparizione purtroppo poco valorizzata, invece forse la più ostacolata in assoluto quella di Ghiaie di Bonate, ma non è un caso, perché lì è ripresa in mira la famiglia e Satana sa come doveva conquistare la società, mica ci ha cominciato dai parlamenti, ci ha cominciato dalle case, dalle famiglie, ma quando in casa possono venire tutti i diavoli dell'inferno, c'è una donna che dice ca, a me casa, cumanno io, i diavoli se ne devono andare, vi prego di ascoltarvi e passate voce per questo. Quelle donne che appizzano qua Gesù Signore da Madonna, che hanno la corona nel rosario, che mettono medagliette miracolose, che pregano, che cantano al Signore e che quella casa la rendono, ecco, benedetta da Dio. Un diavolo, case, ma poi se ne deve andare e non lo dirà mai, ma lì avviene quello che dice in fondo la Genesi, io porrò inimicizia tra te e la donna, vabbè, adesso non è il tempo, certo la donna è Israele, il nuovo Israele, la Chiesa è Maria, ma la donna è la donna. E allora ecco questa mamma che incoraggia i figli a morire per Gesù Cristo, quale mamma oggi lo farebbe? Ma io ho visto, non so se siete d'accordo, voglio oggi provocare ancora di più, ho visto recentemente un documentario di una giornalista della BBC che è andata a vivere qualche tempo con una tribù nomade, una tribù che vive allo stato primitivo in Africa, e le donne lì addirittura cose hanno scoperto, c'è cose proprio primitive, che lavorano l'argilla, i bambini col contatto con la terra, proprio avreste dovuto vedere. La pace, la sicurezza, la forza di queste donne. Poi vieni in Occidente e ti accorgi come siamo ridotti. Allora dov'è veramente lo sviluppo? Qual è lo sviluppo? Ve lo dico io qual è lo sviluppo. Lo sviluppo è la donna, sempre il focolare, come nella prima lettura che si elogia la donna. Si dice bella, se è bella, è bella la donna, perché c'è il tema della bellezza, e come dice, avete sentito, no? È un capolavoro questo testo che ci è stato proposto 2 giorni di seguito, quindi non potevo... la grazia è fallace, la bellezza è un soffio, ma la donna che teme il Signore... costei è da lodare, perché quando la donna ha in mano il focolare, allora Satana lì dice, qui io mi devo arrendere. Donna, quando tu sei con Dio e preghi, e sei mamma, e sei moglie, e sei nonna, tu da sola, se custodisci il focolare, porti tutta la famiglia a Dio. Una volta Gesù ha portato un'anima a vedere una, diciamo, parte del paradiso, e c'erano tante anime che cantavano e lodavano Dio, vestite di bianco, e poi ce n'erano tante altre che lodavano e cantavano a Dio vestite di grigio, con tuniche grigie, grigio, sapete, quel grigio tenue, appena appena percettibile. E Gesù ha domandato a quest'anima che ha portato con sé di notte a fare questo viaggio notturno, Gesù ha detto, vedi queste anime, sì, Signore, e allora, tu sai qual è la differenza tra questi due tipi di anime, questi due cortei? No, Signore, e Gesù risponde, quel corteo di anime vestite di bianco, meno numeroso, sono le anime salvate dai sacerdoti e dai pastori santi, ma quel corteo vestito di grigio, che è più numeroso, sono le anime dei beati salvate dalle donne, mamme, e spose, e figlie, e sorelle sante. Capito? Si racconta di San Pio X, no? San Pio X, concludo così con lui, è stato
forse ancora oggi da considerare insieme a San Pio V, a San Gregorio Magno, sono stati finora 265 papi, no? Sicuramente in pole position, però era solitario, lavorava da solo, aveva come collaboratore Monsignor Cardinale Merri del Valle, va bene, però si racconta in biografie alcune che circolano, che quando era particolarmente provato lui, poi che stava, aveva due sorelle lui di carne, carnali, di sangue si dice, no? Due sorelle che lo accudivano. Bene, si legge che quando lui era particolarmente abbattuto o doveva prendere una soluzione, stava con le sue sorelle. Lui e le sue due sorelle. Usciva dal focolaio ritemprato, perché la donna la forza dell'uomo e l'uomo lo è della donna al momento in cui l'uomo si lascia aiutare, perché quando la donna capisce di avere raggiunto il suo obiettivo di condurre l'uomo, i figli, il marito, i fratelli, l'uomo verso Dio, la donna questo poi lo trova come il vero motivo di lode, ecco. Allora questo dobbiamo tornare a capirlo, dobbiamo pregare perché nuovi focolai domestici abbiano donne così forti nella fede, nella preghiera, che sappiamo, dice, mi viene in mente veramente l'ultimo pensiero, Iolanda, sapete chi è Iolanda? Era la moglie di Bruno Cornacchiola, il veggente di Tre Fontane, che ha visto la Madonna il 12, mi pare, aprile del 1947. Ecco, quella de ciccia, come diceva il figlio, vi ricordate? Questa è veramente quando il Monsignore di Roma, istituendo la commissione d'inchiesta, ha chiesto al bambino che aveva visto per primo la Madonna prima del papà: senti, allora figlio mio, ma te l'hai visto come queste della chiesa, che ci sono in chiesa? E lui ascoltava il bambino, è entrato nella storia questa cosa, no? Perché i romani sono romani. Allora dice, ma era di cera oppure era di marmo per fare... per tentare di capire se non aveva visto una statua. Tu che dici, figlio? No, era proprio de ciccia, era proprio de ciccia, ero entrato così con questo. Allora, vedete, Iolanda, la moglie, il marito era massone, ateo, comunistaccio, e per giunta lasciò pure la Chiesa Cattolica per farsi protestante, quindi c'era il peggio di peggio. La moglie invece era cattolica praticante. E allora ha detto a suo marito, guarda, siccome suo marito diceva andiamo a fare i protestanti, andiamo a fare i protestanti, e allora la moglie dice facciamo così, Iolanda, io ti accontento perché ti amo, dove vai tu, amore mio, andrò io, perché ti amo e senza di te non posso vivere, sei la ragione della mia vita, ma tu un solo favore a me me lo puoi fare, e quale? I primi 9 venerdì di mese, che Gesù ha detto che fa miracoli, no? Io l'ho sperimentato, i primi 9 venerdì di mese, se non succede niente io ti seguo dove vai, se tu non vieni qua nella Chiesa Cattolica sono io che vengo di là nella Chiesa Protestante. Che storie, figlio di cari, eh? C'era la guerra nel 1944, quelle cose lì. Lui l'ha accontentata, ha fatto i primi 9 venerdì di mese, finito il 9 venerdì di mese, immaginate voi per quella donna cosa sarà significato. Allora lei tutta contenta dopo l'ultima comunione dice che punto siamo? No, niente, io ti ho accontentato, adesso tu me l'hai promesso, vieni con me. E lei ha detto è giusto, i patti erano questi, siccome sei mio marito e io ti amo, dove vai tu vengo anch'io, basta, io a Dio quello che dovevo chiedere gliel'ho chiesto. E lei ha cominciato ad andare nella chiesa protestante, dove stava cominciando a sentirsi addirittura a proprio agio. E poi coi tempi di Dio un ci spunta Madonna Bruno Cornacchiola e gli dice alla Madonna ti appaio per i primi 9 venerdì di mese che tua moglie ti ha fatto fare. Quindi, care mamme, pregate i primi 9 venerdì di mese e i vostri figli diventeranno tutti veggenti. Vedranno la Madonna. E se non la vedranno, si convertiranno. Ma la donna custodisca il focolare. Se il focolare è incustodito perché ritorna tutta trafelata dal lavoro e non ha cucinato, oppure perché si può cucinare anche l'uomo, anzi, diciamo per non farmi saltare addosso dai sessantottini che sono tra gli ideologi, tra i peggiori, il maschio cucina anche meglio della donna. E allora, poi, allora, entrano i contrasti, la donna si stressa, sono stressata, niente di peggio che un uomo possa sentirsi dire dalla moglie, lasciami stare che sono stressata. Stressata, è perché deve lavorare giustamente, è così, è giusto.
Ci sono ambiti che la donna deve continuare a coltivare, come l'insegnamento, per esempio, altri ambiti specificatamente femminili, ma in ogni caso le donne che hanno scelto, e io ne conosco tante in Italia, veramente tante del piccolo resto, anche laureate, che però hanno deciso saggiamente di dire no, rinuncio alla professione per vivere nello spazio che mi è proprio, quelle sono le donne beate. Sono le donne che dalla vita avranno dolori e spine, ma anche tanta, tanta benedizione dal Signore. Preghiamo in questa Santa Messa per tutte le donne, le mamme, perché sembra che possano prendere esempio da questa mamma che incita i 7 figli a morire martiri. E affidiamoci tutti alla donna per eccellenza, la Madonna del Carmelo. Pensate, la Madonna tutto sommato non ha mai fatto niente di particolare. Ha fatto una sola cosa e l'ha resa unica. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Cosa ha fatto? Ci ha dato Gesù. Nel modus proprio di una donna, perché ha concepito per opera dello Spirito Santo, ma poi ha avuto una gravidanza reale. Il suo merito, diciamo così, è stato di darci Gesù. Un atto specificatamente femminile, materno. Che grandezza è la donna. Diceva Santa Ildegarda di Bingen, donna, davvero grande sei. Se scoprissi quanto grande sei, porteresti già il paradiso sulla terra. Preghiamo perché questo le donne cristiane lo capiscano e sappiano custodire il focolare contro tutti gli attacchi di Satana alla vita, alla famiglia. Mi sovviene un ultimo pensiero che vorrei dirvi. Stanno invadendoci la mente, non so se siete d'accordo, di Raffaella Carrà. Adesso la penso proporranno una canonizzazione di iter rapido, ma a me non stava simpatica, anzi ci sono canzoni come Pedro Pedro Pè che mi piacciono, no? Quella da Trieste in giù pure mi piace, cosa ci posso fare? Avete pazienza. Poi anche lei un po', mio papà, mia mamma doveva spegnere la TV per dire che era quasi gelosa di Raffaella Carrà, perché mio papà per Raffaella Carrà, quindi non è che io ce l'ho personalmente con lei, ce l'ho con questa Italia bacchettona, perché è un'Italia che è bacchettona nelle cose che non sono di Dio. L'hanno canonizzata, però perché vi sto citando Raffaella Carrà a proposito del discorso che ho fatto? Perché poi lei, quando ha avuto 60 anni, l'ha proprio detto chiaramente, certo, dice, ha detto in un'intervista, non mi ricordo se a Fiorello o a qualcuno, ma è una cosa che mi ha molto colpito, dice, certo, io sono stata gratificata dalla vita, perché sono nota, e poi si è fermato un momento, gli occhi le sono diventati un po' tristi, poi ha detto, perché dice, però mi è mancata la maternità. E ha aggiunto con molta sincerità, e la cerco, infatti lei cercava di darsi da fare, e quando ha ricevuto, vi ricordate, Madre Teresa di Calcutta nel suo programma, hanno parlato dell'aborto, e cosa ha detto Madre Teresa? Ma dice, un bambino che arriva vuole dare, che meraviglia, solo una donna può parlare così della vita, è una donna santa, guardate che frase che ha detto, ma un bambino che arriva, nel senso quando la donna sa che è incinta, arriva perché vuole dare amore, e ricevere amore. Ma che cos'è un puttino che nasce? Che cos'è un bambino che nasce? No, Araceli, che cos'è un bambino che nasce, figlia mia? Tu che fra un po' lo rivivi per l'ottava volta? È sempre come fosse la prima volta. Viene fuori una creaturina umile, piccola, che vuole dare amore con la sua presenza e vuole ricevere amore. E questo è proprio il cammino più bello che si possa sperimentare, è tutto devastato, è tutto a soqquadro, e finalmente Satana è riuscito, come aveva detto Sor Lucia a Cardinale Caffarra, l'ultimo attacco di Satana sarà alla famiglia e alla vita. Adesso mi sembra che noi possiamo vedere quello con queste leggi inique, e forse non possiamo escludere che su tutto questo si giocano le battaglie decisive. Preghiamo la Madonna del Carmelo per tutte le donne, preghiamo la Madonna del Carmelo per le famiglie, preghiamo la Madonna del Carmelo per le consacrate, che non sono hostess, hostess a pieno ritmo o zitelle acide perché non si sono sposate. Devo dirlo perché tante volte purtroppo l'esperienza sembra confermare quello. No, sono donne che invece a maggior ragione custodiscono un focolare più grande. Quanto è incalcolabile la missione di una donna consacrata, non si può dire.
Se le suore fossero ciò che dovrebbero essere, innamorate di Gesù e perciò paladine della vita, paladine dell'esistenza, paladine dei valori, il mondo andrebbe anche meglio. Invece io vedo tante suore purtroppo spente, anche se so che conosco alcune suore, non poche, sante suore, sempre con quella corona in mano, e le consorelle tante volte, io ho visto che i miei occhi quello è. Ah, guardate, certi conventi sono divenuti dei lager, dei campi di concentramento, suore giovani, alla Suor Cristina, quella che sapete, no? E che poi, non lei, ma questo stile qui, che appena vedono la suora anziana che dice Rosario la trattano per rimbambita. Qualche giorno fa è morto Fra Umile, è un uomo santo, vissuto santamente e morto santamente. A me un vescovo mi ha detto, ah ma chi quel rimbambito di Fra Umile? Perché Fra Umile non era un uomo di carriera, era femminile nello stile. Non gliene importava nulla come le donne, della carriera, del successo, della fama. Viveva spiduto, non commento, solo. Lui ha fondato un ordine di suore che gli sono pure messe contro, ma che gli hanno detto adesso arrangiati. Ha aspettato, deve essere stato non facile per lui, Ha aspettato che arrivassero dei frati, gliene ha avuto uno solo, però fedelissimo, almeno uno, che è stato lì con lui tanto tempo, Fra Celestino. E però arrivava gente come quando le api cercano il miele, da tutta la Sicilia e forse anche da altrove. Fra Umile era noto in tutta Italia ai vescovi italiani. Era una forma di piccolo Don Divo Barsotti, lo immagino così Fra Umile. Ma mi sembra la sua testimonianza molto preziosa, perché nella Chiesa ha incarnato non l'attività febbrile, questi vescovi che si riuniscono con quelle borse, arrivano, no? Sembrano uomini d'affari o no? A me mi fanno impressione queste riunioni, questi summit della Conferenza Episcopale Italiana, a me mi mettono, mi fanno impressione. Non vedo uomini di Dio, non vedo pastori, vedo businessmen, vedo uomini d'affare, uomini che interpretano la Chiesa come un'azienda. E poi viene un Fra Umile, volevo concludere con lui oggi, perché non ne ho detto nulla, è morto nei giorni scorsi, un Fra Umile che ha vissuto più di 80 anni così, nell'umiltà, nella piccolezza, e che anche lui, Fra Umile, che è morto durante la novena della Madonna del Carmelo, dal cielo voglia intercedere per noi e ci aiuti a percorrere la strada della verità e la strada della santità. Laudetur Jesus Christus.